Amarsi ancora, farlo follemente, il coro della curva Volpi e il claim scelto quest'anno dalla Chieti Calcio per presentare ai propri sostenitori l'avvio della campagna abbonamenti. Prezzi in linea con quello delle altre società del girone, dice in conferenza stampa il presidente Daniele Ferro, ma con un leggero aumento rispetto alla passata stagione. 100 euro il costo per abbonarsi in curva Volpi, 80 ridotto, che riguarderà donne over 65 e under 12. 200 euro per la tribuna laterale. 100 euro ridotto. Si passa poi alla tribuna centrale che avrà un costo di 300 euro intero, 200 ridotto. Novità di questa stagione l'abbonamento poltronissime VIP che avrà un costo di 500 euro. Per chi sottoscriverà quest'ultima soluzione avrà la possibilità di entrare nell'area hospitality prima e durante l'intervallo di ogni match all'Angelini. Vivere l'emozione del pre-gara ed assistere alle conferenze post-gara. Per i futuri abbonati la società ha pensato ad una serie di vantaggi come lo sconto del 15% per gli acquisti fatti nei tre store che apriranno a breve in città e la possibilità di entrare a far parte del Mondo Smart Energy, il nuovo main sponsor del Chieti. L'obiettivo è quello di ripetere o magari superare le 1.000 tessere vendute all'inizio della passata stagione sportiva. Chiedete ai tifosi, è giusto che i tifosi vivano il Chieti Calcio a 360 gradi. Chi dà una mano alla società è giusto che abbia la giusta gratificazione. Quindi questo è stato il mio pensiero per quanto riguarda i tifosi che accederanno direttamente all'hospitality. E quindi faremo tutte queste iniziative per dare un'emozione aggiuntiva a tutti i tifosi. Presente anche Ettore Serra, l'ex presidente che attualmente detiene il 50% delle quote societarie, ha ripercorso gli ultimi mesi e le difficoltà che stavano portando alla non iscrizione della squadra in Serie D. Mi scuso perché giustamente il tifoso col timore che si era venuto a creare nell'ultimo periodo, che sembrava che saltasse tutto il banco, voglio dire, è normale, Ci no? sta. Cioè, ci mancherebbe altro. Però io questa riflessione la farei sempre, perché quanti presidenti in Serie D mettono del loro denaro e quanti invece utilizzano sponsor esterno per mandare avanti le società? Questo vi deve dare la forza degli attuali presidenti del Chieti Calcio. Noi siamo due persone serie. Il mercato dovrebbe portare nomi nuovi alla corte di Giovanni Gnoffo. Addirittura d'arrivo c'è il 24enne difensore centrale ed ex capitano della Tivoli Gianmarco Valentini. Mentre ci sono buone probabilità di rivedere il neroverde Moro Masavud. Il ragazzo ha dato priorità in Serie D al Chieti Calcio. Se dovesse arrivare una chiamata dalla Lega Pro, il ragazzo andrà in Lega Pro. Quindi aspettiamo per fine mese. Per quanto riguarda Valentini, è un ragazzo che vogliamo nella nostra rosa, dobbiamo solo trovare un accordo con il suo procuratore, ma penso che non ci dovrebbero essere problemi.